Salve, questo video tutorial è molto interessante perché spiegherà come creare con pfSense 2.0.1 una VPN di tipo IPsec, quindi garantendo il collegamento dall'esterno della rete LAN di un iPhone, ma si può fare anche con un Android, direttamente al firewall precedentemente descritto. E quindi dall'iPhone possiamo chiamare, possiamo visualizzare e utilizzare tutti i servizi presenti all'interno della rete LAN in modo totalmente sicuro. Buona visione. Accediamo al firewall pfSense inserendo chiaramente le credenziali di accesso. Ci troveremo di fronte direttamente nella dashboard. La prima cosa che dobbiamo fare è andare nella sezione VPN IPsec e andare a definire il Mobile Clients, dove dobbiamo andare subito ad abilitare IPsec Mobile Client Support, andare a definire un range non utilizzato, e quindi possiamo utilizzare il 192.168.200.0. E possiamo subito andare a salvare, lasciando per default il resto. Andiamo a creare successivamente la fase numero 1, dove andiamo subito a identificare il metodo di autenticazione, scegliendo il Mutual PSK più X Authorization, di tipo la negoziazione lasciamola di tipo aggressiva. Andiamo a lasciare il My Identifier in questo modo. Dobbiamo cambiare il Peer Identifier andando a definire uno user, o meglio una categoria di user, che a questo punto possiamo scrivere commerciale@beable.it. Andiamo a definire una chiave presalvata. Andiamo a mettere Beable. Chiaramente le chiavi dovrebbero essere molto molto più complesse. Successivamente andiamo su Proposal Checking, che deve essere di tipo Obey. L'algoritmo di criptazione deve essere AES di tipo 128 bit. L'hash può bastare. E il key group può essere lasciato a 2. Dobbiamo solo aumentare il lifetime. NAT traversal dobbiamo metterla su force e andiamo a salvare. A questo punto ci manca da settare la fase 2, dove andiamo a definire la modalità di tipo tunnel, andiamo a definire la local network come LAN subnet, il protocollo ISP. L'algoritmo di criptazione lo andiamo a lasciare solo con AES a 128 bit, l'algoritmo di hash SH1 solamente, va bene, dobbiamo andare ad aumentare il lifetime, perfetto, andiamo a salvare. Appena avrà finito di salvare, possiamo andare a definire l'utenza da abilitare, o meglio da creare. Ok, andiamo chiaramente ad abilitare l'IPsec, lo andiamo a salvare nuovamente, andiamo ad applicare i cambiamenti. Attendiamo qualche secondo che vengano salvate le configurazioni. Ok, su System, User Manager. Inseriamo un nuovo utente, inseriamo Nico, inseriamo una password di test. È chiaro che in un ambiente di produzione non dovete assolutamente usare delle password piccole, ma password complesse e ben strutturate, soprattutto lunghe. E la cosa interessante è l'expiration date, che è la data già settata
definire chiaramente l'utenza. L'utenza sarà attiva in questo caso fino al 30 settembre. Andiamo a definire l'utenza come amministratore per dargli la possibilità di accedere alla VPN. La nostra utenza Nico deve appartenere al gruppo di amministrazione perché deve avere i permessi per accedere al dial-in. Salviamo. E andare a definire nel firewall, nelle regole in IPsec, dove momentaneamente mettiamo l'abilitazione a tutti e due i protocolli in modo molto libero. Se avete particolari esigenze, è bene farvi seguire da un consulente. Per il collegamento di un iPhone al pfSense tramite VPN di tipo IPsec, possiamo fare riferimento chiaramente a un iPhone oppure anche ad un iPad e procediamo subito alla configurazione di un iPad. Dobbiamo andare nella sezione Impostazioni. Dobbiamo andare in rete, in generale, rete, e andare giù nella sezione VPN. Andare ad aggiungere una configurazione VPN, andare a scegliere IPsec e nella descrizione andiamo a inserire chiaramente il nome dell'azienda a cui ci stiamo collegando, un nome identificativo. Nel server dobbiamo andare a inserire l'indirizzo IP della DSL, indirizzo IP fisso esterno della DSL che in questo caso viene chiaramente offuscato, l'account che abbiamo precedentemente creato e che è Nico con la K, la password che verrà chiesta ogni volta, il nome gruppo che se ricordiamo bene è commerciale chiocciolabiebol.it. La shared key che corrisponde a segreto che è Beable. Possiamo chiaramente salvare. A questo punto abbiamo già una configurazione attiva VPN. Non dobbiamo fare nient'altro che per garantire che si colleghi attraverso il collegamento 3G e non attraverso la wireless, andiamo a disabilitare la wireless. Quindi la disabilitiamo. A questo punto possiamo far partire il nostro collegamento VPN. Avremo subito la richiesta della login. Andiamo a inserire Beable, chiaramente vi ricordo di non usare queste password molto semplici. E in alto vedremo comparire il loghetto della VPN. A questo punto il nostro iPhone sarà collegato al pfSense e potremo accedere a tutti i servizi presenti all'interno della rete LAN. I servizi chiaramente forniti da server che possono essere server web come Zimbra, possono essere server di tipo Samba, quindi per quanto riguarda l'accesso a risorse condivise e via di seguito. Come primo esempio potremo andare a collegarci al nostro server interno di Zimbra, che è situato allo 0150. È stato totalmente caricato. Come ulteriore esempio potremo fare riferimento al collegamento alla folder di Zimbra, dove precedentemente configurata possiamo aver accesso a tutti i documenti presenti nella propria utenza di Zimbra, o meglio, a tutti i documenti che sono stati precedentemente caricati nella folder di Zimbra. Questa cosa, a mio avviso, è una delle cose più utili che si possano avere, perché con questo sistema, con WebDAV Navigator, che vediamo in sovrimpressione, potremo addirittura scattare delle foto e mandarle direttamente sulla folder, quindi senza stare successivamente a copiarle all'interno del sistema. Ma in qualsiasi punto ci possiamo trovare, possiamo scattare delle foto e verranno automaticamente caricate all'interno di Zimbra.